Quando Weinstein cercò di impormi Monica Bellucci in copertina, video, Silvana Giacobini da Vespa racconta le pressioni del produttore ai tempi della direzione di Chi, avete sentito nell'intercettazione il suo modo insinuante e insistente. In quella telefonata mi chiese, in una maniera molto particolare, di mettere Monica in copertina. Io l'ho sempre amata e stimata, mai apostrofo. Dago nota, Silvana Giacobini a Porta rivela la sua esperienza con Harvey Weinstein, ho avuto la possibilità di incontrarlo al Festival di Cannes, e se devo essere sincera il suo sguardo non mi è piaciuto. Un uomo molto freddo, arrogante, sicuramente bravissimo nella sua professione. Quando ero direttrice di Chi ricevetti poi una telefonata sempre con il suo modo insinuante e insistente, lo avete sentito, Vespa aveva appena trasmesso l'intercettazione della polizia in cui Harvey Weinstein molesta Ambra Battilana, Dago. Non era insinuante ma solo insistente in quel caso, e insisteva affinché io dedicassi una copertina a Monica Bellucci perché c'era il lancio del film Asterix e Cleopatra. Solo che io quando dirigo i giornali non amo subire pressioni e preferisco fare le mie scelte, nel bene e nel male. Ho sempre amato e stimato l'attrice e il personaggio Monica Bellucci e mi scocciava che fosse lui a chiederlo, in una maniera molto particolare, però, perché ricordo che mi mise anche un po' a disagio. Poi le mie scelte su Monica Bellucci sono state quelle che sono state, di stima e rispetto e apostrofo, a quel punto Vespa interviene, insomma, questa copertina poi l'hai fatta o no? E la Giacobini risponde, sì, l'ho fatta ma più avanti. Non dopo la sua telefonata quindi è apostrofo.